ha danzato di fronte a migliaia di giovani e a Papa Francesco al Circo Massimo a Roma, appuntamento in vista del Sinodo di ottobre a cui sono accorsi 90.000 ragazzi da 200 diocesi. Protagonista degli spettacoli anche Nicoletta Tinti, aretina, ex ginnasta della Nazionale Azzurra, che in seguito ad un'ernia espulsa ha perso l'uso delle gambe. Ha trovato nella danza la sua espressione artistica più bella assieme alla ballerina Silvia Bertoluzza della compagnia Inoltre. Le due artiste portano in scena uno spettacolo suggestivo ed emozionante, il busto di Nicoletta e le gambe di Silvia che danzano all'unisono in un'armonia perfetta. Nicoletta al termine dello spettacolo ha poi raccontato la sua storia. 10 anni fa una mattina mi sono svegliata con un forte dolore alla schiena, un'ernia espulsa mi ha fatto perdere l'uso delle gambe. Con Silvia sono tornata a danzare, nella vita di tutti i giorni ci sosteniamo a vicenda, la nostra performance racconta la mia storia e la mia rinascita. Ognuno di noi ha dei limiti, visibili e invisibili, il primo passo per poterli superare è prenderne coscienza, imparando a rispettarli e conoscerli. La nostra amicizia, ha concluso Nicoletta, ci ha insegnato l'importanza della condivisione. Camminare da soli ci fa andare più velocemente, ma camminare insieme ci può portare molto più lontano.